Gli stampi per i fregi sono uno degli strumenti indispensabili per chi ama il mondo del restyling. In diversi video precedenti a questo ti ho già parlato della gomma siliconica bicomponente e di come, per mia esperienza diretta, io possa dire che essa sia il prodotto ideale per catturare fregi e decori da riprodurre. Ti lascio a questo proposito qui in alto nell'angolo il link per andarli a rivedere. Ora fai attenzione invece a ciò che sto per dirti. Ho recentemente provato una nuova versione di gomma siliconica in pasta ed è una versione più rapida, cioè che impiega meno tempo a solidificarsi, quindi si ottengono stampi in un tempo ancora più breve. Quella che ho provato io è questa, sempre di Resin Pro, si chiama iGum Fast. Si tratta di un kit con due componenti, A quello bianco, B quello azzurro. Si utilizza esattamente come la versione classica, quella bianca e gialla che ti ho mostrato prima. Preleva la stessa quantità di prodotto da entrambi i contenitori. Poi miscela assieme i due componenti. Per aiutarti inizialmente puoi utilizzare anche una bilancia elettronica. Comunque vedrai che a parità di volume corrisponde anche una parità di peso. Di conseguenza, dopo le prime volte, puoi regolarti anche ad occhio. Trattandosi di un prodotto atossico, manipola direttamente l'impasto con le mani fino ad ottenere una colorazione omogenea. Per fare il calco è semplicissimo, applica direttamente l'impasto sull'oggetto da riprodurre. Il tempo di attesa è di soli 10 minuti rispetto ai 20-30 minuti della versione classica, quindi si può lavorare con grande rapidità e portarsi via in pochi minuti il calco già pronto. Molte persone mi hanno chiesto: beh, Lorena, quindi a questo punto conviene acquistare questa nuova versione Fast al posto di quella tradizionale? La mia risposta, che deriva dall'esperienza diretta e che voglio condividere con te, è questa. Si tratta di due prodotti diversi da utilizzare in occasioni diverse. La versione Fast, solidifica in minore tempo e questo è senz'altro un fattore positivo. Lo raccomanderei per la riproduzione di oggetti più piccoli e meno dettagliati, perché riducendosi il tempo di solidificazione, di essiccazione, in pratica c'è meno tempo per modellare la pasta intorno al dettaglio, al fregio, all'oggetto che vogliamo catturare e poi riprodurre. Se invece devo riprodurre qualcosa di più dettagliato o di più complesso, è meglio utilizzare la versione classica, che lascia un margine di tempo più ampio per modellarla, così come è il caso di questo angioletto, che presenta addirittura dei leggeri sottosquadri. Va da sé che riprodurre un fregio grande e molto dettagliato come questo richiede più tempo per modellare la pasta tutta intorno ai dettagli. Quindi, se la pasta si asciugasse troppo rapidamente,
il lavoro viene vanificato. La gomma siliconica è un prodotto che utilizzo già da un po' di tempo e non posso più farne a meno, e credo che debba mai mancare nel corredo di chi ama restyling e decorazione. Dove trovarli? Come reperirli? Io vado direttamente sul sito resinpro.it e ordino i prodotti che desidero all'interno del sito, dell'e-commerce del sito. Condivido con te anche il mio codice personale, che è LM10. Quando fai l'ordine, inserisci questo codice e otterrai subito, immediatamente, uno sconto sul tuo acquisto. Gli stampi realizzati con la gomma siliconica iGum, sia nella versione classica, quella gialla, che nella versione Fast, sono entrambi estremamente flessibili. Possono essere riempiti con vari materiali per ottenere poi la riproduzione: gesso, scagliola, resine, sapone, paper clay, DAS, porcellana fredda. Veramente tantissimi materiali. Nelle immagini che stai guardando ti mostro una serie di lavori che ho realizzato con fregi fatti grazie agli stampi in gomma siliconica iGum di Resin Pro. Vuoi conoscere e approfondire le tecniche di decorazione e restyling del mobile? Vai sul sito lorenamachiavelli.com e prendi i tuoi videocorsi.